L'innesto è una comune pratica che consiste nell'inserire una gemma o un rametto di una pianta nel corpo di un'altra, di specie o varietà diversa. Cos'è l'innesto? L'innesto può essere diverse cose, perché è una pianta che va nell'ingasso, diciamo. Cos'è l'innesto? Non lo so. L'innesto serve per innestare una specie su un'altra, su una specie selvatica si innesta un ceppo diverso. Buona mattinata a tutti voi telespettatori che seguite con costanza Verdissimo, questo mini ma importante programma dedicato completamente al giardinaggio, alla natura e all'ambiente in genere. Oggi parliamo di matrimonio nell'azienda Tor San Lorenzo, ma un matrimonio che non può avvenire, diciamo che subito un matrimonio nella stessa famiglia non può avvenire tra noi persone, tra gli uomini, mentre tra le piante deve avvenire questo matrimonio nella stessa famiglia. Ne parliamo con l'esperto Massimo, appunto, dell'azienda Tor San Lorenzo. Massimo, allora, questo matrimonio, questo innesto è un matrimonio tra due piante? Sì, certamente. Da noi sono stati fatti due di questi tipi di innesto. Parliamo di uno di questi due. Sì, il primo fatto è quello appunto a gemma. Ecco, parliamo di questa gemma, vediamo come avviene con innesto a gemma. Penso sia facile, non è difficile. Sì, è abbastanza semplice, è alla portata di tutti. Può essere fatto a gemma dormiente, quindi a fine agosto, o a gemma vegetante a inizio primavera. Ecco, spieghiamo, dormiente c'è un po'... Dormiente lo dice appunto anche per il periodo d'agosto, va incontro all'inverno. Ecco, perché per la gemma dorme. Sì, esatto, si risveglierà con la primavera e il germoglio avrà... Il nuovo germoglio. Esatto, si avrà con la primavera. Viceversa, la vegetazione sarà immediata. Questo che stiamo vedendo invece che tipo di innesto è? Questo è un innesto a gemma vegetante su un agrume. Che viene chiamato anche ad occhio? Ad occhio, sì, comunemente chiamato ad occhio. Ecco, come si fa? Come avviene le operazioni che stiamo vedendo? Le operazioni sono abbastanza semplici. L'importante è che la pianta sia, come si dice in gergo, in succhio o dia la buccia. Cioè la corteccia deve staccarsi dal legno sottostante. Fatto questo, si prende la gemma tagliata nel modo che potete vedere e verrà inserita dentro questo spacco a T e legata con del normale elastico o della raffia sintetica, va benissimo, e basta, e poi bisogna avere pazienza. Bene, aspettiamo per raccogliere i nuovi frutti, intanto continuiamo a guardare il nostro programma. Gita, no, andate pure a fare il vostro weekend di 5-6 giorni, perché le piante verranno annaffiate da una fettuccia, da un nastro di juta. Anzi, io dico mettetene 3 per pianta. Sistemate un secchio su di un tavolo e la pianta al di sotto. Abbiate cura di interrare un'estremità, diciamo, delle fettucce e l'altra estremità va sistemata nell'acqua. Fissatele con una molletta per evitare che queste fettucce possano poi scivolare e cadere.
3 fettucce per vaso possono bastare. L'acqua pian piano camminerà lungo le fettucce ed andrà ad innaffiare le vostre piante. L'irrigatore a braccio oscillante costituisce, oltre che un valido metodo di irrigazione, anche uno spettacolare gioco d'acqua. Gli zampilli formano infatti un ventaglio di goccioline che riproduce una naturale pioggerella primaverile. In questo caso, la superficie irrigata sarà un perfetto rettangolo. Le dimensioni dell'area bagnata potranno essere regolate mediante un dispositivo che consente numerose soluzioni. Questo sistema si presta ottimamente per essere adottato su ampie superfici a prato. Gli irrigatori rotanti sfruttano la pressione con cui fuoriescono i getti d'acqua per imprimere il movimento all'apparato. In questo caso, l'irrigatore è montato su una slitta in plastica che permette di spostarlo anche mentre è in funzione, tirando semplicemente il tubo. I fori posti sui due bracci determinano degli zampilli che, in virtù del movimento di rotazione, distribuiscono l'acqua su una superficie circolare. Ancora più spettacolare è il gioco di acqua dell'irrigatore rotante Hydrojet, anch'esso montato su una slitta metallica per permettere il traino tirando il tubo. Troppa acqua fa male, ma anche poca acqua fa male, ci vuole il giusto equilibrio, insomma, l'acqua giusta, diciamo la quantità di acqua giusta per ogni tipo di pianta. In esterno le piante, quando inverno e in autunno, potrebbero star tranquille senza il fabbisogno di apporto di acqua da parte nostra, perché potrebbero bastare le precipitazioni atmosferiche. E diciamo che quando arriva però la primavera le piante hanno bisogno di più acqua, hanno più sete, allora dobbiamo intervenire con dei metodi artificiali. Non ne parliamo poi quando arriva l'estate, perché il terreno diventa arido e allora c'è bisogno veramente di tantissima acqua. Le piante sistemate all'interno delle nostre abitazioni hanno bisogno di più cure, perché d'inverno, mentre fuori piove, all'interno delle nostre case invece l'aria è secca, arida. Perché? Perché i termosifoni accesi riescono a togliere tutta l'umidità relativa contenuta nell'aria. Allora cosa dobbiamo fare? Vaporizzare frequentemente il fogliame, umidificare gli ambienti e sistemare le nostre piante su dei contenitori, su dei sottovasi contenente argilla, espansa o ghiaia e acqua. Però attenzione, l'acqua deve rimanere sempre al di sotto dell'argilla espansa o della ghiaia. L'acqua migliore, qual è l'acqua migliore? Diciamo anzitutto che l'acqua non deve essere troppo fredda, un po' come quando noi abbiamo sete. Se uno beve l'acqua ghiacciata, che succede? Succede che si può svenire, poi si possono avere dei malanni all'interno del nostro intestino, dell'organismo. E per le piante è la stessa cosa, quindi attenzione, evitate acqua di fiume, acqua di pozzi, acqua di sorgenti, perché a parte che è troppo fredda, ma potrebbe contenere anche sostanze impure, batteri, virus, funghi. Insomma, è un'acqua un po' dannosa. L'acqua migliore potrebbe essere quella di rubinetto, però quella di rubinetto è un po' povera, è ricca di calcare e di cloro, quindi va fatta decantare almeno per 8-10 ore, diciamo, basterebbe tutta la nottata. L'acqua migliore è quella piovana, ben aerata,
io direi ben concimata, tra virgolette, insomma ricca di sali minerali, e poi la temperatura di quest'acqua non è né troppo alta né troppo bassa. Un accorgimento, fate attenzione a non annaffiare durante le ore calde della giornata, periodo in cui c'è la maggiore dispersione di acqua per evaporazione. E poi non bagnate rami, rametti, foglie, fiori, soprattutto i fiori, perché i petali molto delicati potrebbero marcire. Attenzione, le goccioline d'acqua, ecco io perché dico, non annaffiate buttando acqua sulle foglie, perché le goccioline d'acqua poi rimaste lì tranquille e momentaneamente sulle foglie potrebbero fungere da lente di ingrandimento con l'arrivo dei raggi del sole. E cosa succede? Niente, le foglie cominciano a bruciarsi fino a morire. La prima notizia certa sul fiore di tulipano risale al 1554, quando l'ambasciatore austriaco presso il sultano di Turchia scrisse una lettera al suo re, Ferdinando I d'Austria, descrivendo questo meraviglioso fiore che i turchi chiamavano tulipano. Il suo nome deriva dalla somiglianza di questo fiore con il turbante copricapo tipico di quelle popolazioni. L'ambasciatore, il cui nome era Giseling de Busbeck, quando tornò a Vienna, portò con sé i primi bulbi di tulipano. Così iniziò la coltivazione di questo fiore, la cui bellezza attrasse l'attenzione di botanici e aristocratici. In breve tempo si diffuse una vera e propria gara a collezionare le varietà di tulipano più particolari. Questa febbre collezionistica dall'Austria raggiunse prima la Francia, poi le Fiandre e infine coinvolse l'Olanda. La competizione tra i coltivatori raggiunse tali livelli che il valore dei bulbi salì moltissimo. La valutazione fu così elevata che è documentato un caso in cui una sposa portò come dote di notevole valore un bulbo di una varietà chiamata Mariage de la Meufille. Ancora un caso documentato fu quello in cui un'avviata birreria fu barattata con un bulbo di nuova costituzione. In questa febbre della collezione del tulipano più bello, che nel 1600 dilagò per l'Europa, i migliori coltivatori si distinsero in Olanda, dove da allora la coltura del tulipano divenne il simbolo stesso di questa nazione. Territorio come emblema della vocazione naturale dell'agricoltura. Un marchio per garantire la qualità. Un progetto ambizioso che il Trentino affronta a tutto campo, perché la produzione agroalimentare avviene secondo criteri decisi dall'ente pubblico, la provincia autonoma, e grazie alla stessa autoregolamentazione dei contadini. Agricoltura, ambiente, promozione. Il tutto sintetizzato in un marchio che ricorda come solo la montagna, le sue colture in quota, possano dare qualcosa di veramente tipico. Marchio a difesa del consumatore, ma anche marchio come salvaguardia dell'attività produttiva dei consorzi. La cooperazione trentina è da sempre mobilitata verso la difesa qualitativa del suo patrimonio agricolo e anche degli stessi contadini. Tutte le categorie hanno sottoscritto un patto. Frutta, mele in particolare, ma anche vino, formaggi e trote sono ormai garantiti ai massimi livelli. Ad essi si affiancano anche i piccoli frutti del bosco e tutti quei prodotti esclusivi del Trentino. Norme di autodisciplina con i trattamenti chimici relegati nei dimenticatoi. Rispetto delle potenzialità intrinseche dei prodotti e controlli capillari. Per stabilire se le mele risentono di fattori causati dalla chimica, ne sono state controllate a migliaia, tanto che sono state fatte 29.000 analisi. Agricoltura con lotta biologica integrata per rispettare la natura e quindi l'uomo.
marchio di tutela e di garanzia, quindi per una commercializzazione mirata esclusivamente alla qualità. Arbusti costituiscono un elemento essenziale per la decorazione di tutti gli spazi verdi, a partire dai grandi parchi, a passare per i giardini, fino ad arrivare anche al più piccolo balcone. Gli arbusti ne esistono di tutti i tipi, arbusti da foglie variegate oppure da fiori, fiori profumati o fiori stravaganti e bizzarri. Esistono anche degli arbusti che producono delle bacche colorate per vivacizzare gli inverni freddi e rigidi, oppure arbusti che producono bacche e frutti gustosi, saporitissimi. Possiamo insomma veramente dire arbusti per tutti i gusti. Non mi credete? E allora sfogliate gli arbusti edito dalla Barzanti, un libro che grazie alle numerose immagini è ben curato nelle fotografie ed è anche curato nella parte scritta grazie a tutte le descrizioni ben dettagliate. Ma lei ha mai guardato una pianta da vicino, cioè cercando di parlare, non so, con un occhio particolare? Non tanto, perché io mi sto avvicinando alle piante, quindi ora comincio a conoscere. Un'amicizia un po', diciamo, da lontano, adesso pian piano ci sarà questo fidanzamento, chiamiamo così, con le piante. No. E chiamiamo così, poi chiamiamolo, un matrimonio, amore tra piante e persone. Tardetanzo, va bene, con le piante. O quindi prima o poi riuscirà a parlare con le piante seguendo le nostre rubriche. Ma le piante che le ama di più, le tre piante che ama di più? Te lo dico subito. La rosa. La camelia. Il geranio. Il signore, penso, io credo, lei è un personaggio romantico, una persona romantica, vero? Per amare la camelia, per amare la rosa. No, mi piace, signore... guardi, questa interpretazione di grossi sentimenti... Io non la vedo, io vedo, mi piace molto il colore. Cosa spende per le piante lei? In un anno? Più di 100.000? 100.000. Spende abbastanza, merita anche una calanco in omaggio, da io parte nostra, divertissimo. Arrivederci. Buonasera. Tante belle cose, arrivederci. Arrivederci a tutti.